sedete per favore, do subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, possiamo aprire la seduta con 12 presenti e 12 assenti più la Presidente e ci sono due consiglieri giustificati, ma io ho visto anche una lettera di Lazzari, quindi io ce l'ho, quindi vediamo, scusate, controllo perché un attimo di pazienza. Un attimo di pazienza perché l'ho vista, quindi Lazzari Maurizio, che purtroppo l'ha inviata solo a me. Quindi sì, sono tre giustificati, sono Carlone, Gunnella e Lazzari. Allora, gli scrutatori di oggi sono i consiglieri Giannone, De Chiara e Gugliotta. Allora, apriamo subito con il primo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del decentramento amministrativo, a firma dei consiglieri Sturni, Seccia, Diario, Guadagno, Pacetti, Ficcardi, Diaco, Donati, Iorio, Calabrese e Coia, modifica del comma 2 dell'articolo 87, nonché degli articoli 96 e 98 del regolamento del Consiglio Comunale, protocollo RC 7587 del 2018. Lascio la parola al relatore, sì, consigliere Pompei. Le modifiche che siamo stati chiamati già in commissione, adesso ancora in consiglio ad approvare, sono le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, derivano principalmente, e qui lo leggo che faccio prima, dal fatto che lo Statuto di Roma Capitale è stato modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del gennaio e del 30, del 9 gennaio e del 30 gennaio 2018, dal fatto che con una deliberazione della Giunta Capitolina del 2016 Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, dal fatto che con gli indirizzi programmati del mandato amministrativo 2016-2021 appare necessario trasformare la Commissione delle Rette in Commissione delle varie opportunità, modificando le politiche di generale natura, acquisendo competenze oltre che della tutela della condizione femminile, anche della tutela della condizione di individuo oggetto di discriminazione su diversi profili, e che a seguito delle nuove competenze demandate a Roma Capitale dalla legge 2 maggio 2009 numero 42, diciamo,
sia necessario modificare, cioè implementare le competenze della Commissione Roma Capitale e quindi ristrutturare tutte quante le commissioni. La Commissione si è espressa favorevolmente e quindi non, diciamo che sono cose che riguardano principalmente la Commissione, il regolamento del Consiglio, il regolamento del Consiglio Comunale, anche se poi bisogna fare in futuro quali sono i possibili riflessi su quelle che sono le articolazioni, tutto il contesto della presentazione. Bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 11 favorevoli e 2 secondi, quindi viene approvato il parere favorevole. Passiamo al punto 2, ed è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo su proposta protocollo numero RC 8570-2018, modifica del regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato dal commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 14 del 18 marzo 2016 e ripubblicazione integrale dello stesso. Bene, possiamo quindi lasciare la parola a chi illustra. Consigliere Pertini. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa proposta di modifica del regolamento del contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale arriva in commissione dove viene discussa ed espresso il parere favorevole con una astensione. La tassa di soggiorno è stata introdotta con l'approvazione da parte del governo italiano della legge sul federalismo fiscale 3 maggio 2011, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011, che ha disposto per i comuni turistici la possibilità di applicare una tassa ai turisti che soggiornano nelle strutture alberghiere, hotel e bed and breakfast, campeggi delle città d'arte nei comuni d'Italia ad alta affluenza turistica. Ma quali sono le fondamentali novità presenti su questa proposta? Si introducono nuove fattispecie di esenzioni per quei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e sono impegnati per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario, nonché per il personale delle strutture ricettive che è ripresa l'attività lavorativa. Gli eventi di questi ultimi tempi, quali alluvioni, frane e terremoti, ci hanno evidenziato nuove necessità ed esigenze. Infatti, all'articolo 4, lettera C e H, sono previste esenzioni per coloro per i quali sussistono le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile per i volontari che prestano servizio in occasione di questi eventi per finalità di soccorso umanitario. All'articolo 3, alla voce esenzioni, alla lettera C, prevede che per beneficiare delle esenzioni malati o accompagnatori ricoverati presso strutture sanitarie devono allegare apposita la certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e o del ricovero. Per la prima volta si introduce tra le tipologie soggette al versamento anche gli immobili destinati alle locazioni brevi e gli alloggi per uso turistico. Si tratta di quelle forme di locazione con cui si affittano appartamenti o parti di essi
in modo non imprenditoriale per periodi inferiori ai 30 giorni. Il contributo è stato deliberato nella misura di 3,50 euro, così come già previsto per bed and breakfast, affitta camere e case vacanze. Decreto legge numero 50 del 2017, articolo 4, convertito in legge con modificazioni numero 96 del 17. Le tariffe per tutte le categorie restano inalterate. Regole più stringenti per gli operatori sia del settore alberghiero che del settore alberghiero, che già adesso riscuotono il contributo di soggiorno. Questo permetterà maggior controllo e certezza nel versamento di quanto dovuto all'amministrazione. Modifiche sulla formulazione di alcune disposizioni regolamentari, quali gli articoli 2, 9 e 11, nonché l'inserimento di articoli che definiscono l'oggetto del regolamento sul contributo di soggiorno e il funzionario responsabile. Andiamo nel dettaglio. Vengono inseriti 4 nuovi articoli. Articolo 1, oggetto del regolamento, sostituisce il primo articolo della deliberazione 14-2016, diventando articolo 1 bis. Articolo 2 bis, responsabili del pagamento del contributo, soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone, responsabili del pagamento del contributo di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 ter del decreto legge 50 del 2017. Articolo 5 bis, obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori di strutture ricettive. Rilascio di quietanza numerate nominative, il gestore della struttura è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. Il conto giudiziale può essere effettuato mediante apposite procedure informatiche definite dall'amministrazione. Articolo 11 bis, è prevista la figura del responsabile a cui vengono conferiti funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del contributo di soggiorno. Sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto dell'esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi. In casi di assenza o impedimento del funzionario responsabile, al fine di garantire la continua e corretta gestione, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina 333 del 21 ottobre 2015, la sottoscrizione degli atti di sostituzione sarà effettuata sulla base della vigente normativa dal direttore del Dipartimento Risorse Economiche. La Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale della sentenza 22-2016, ha formulato il seguente principio di diritto. I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 4,3 del decreto legislativo 23-2011, della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, corrisposta da coloro che alloggiano in sede di strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. Dalla Corte dei Conti, nella citata sentenza, il gestore della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere nel silenzio della norma primaria la funzione di sostituto o responsabile di imposta, né tale ruolo potrebbe essere attribuito da regolamenti comunali. Con la conseguenza che gli adempimenti posti a carico dei gestori sono degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta del tutto distinti dall'obbligazione tributaria, per la quale sussiste la riserva di legge, sicché il gestore non assume per detti obblighi il ruolo di sostituto o responsabile di imposta. Articolo 4 è sostituito e spiega in dettaglio la tabella A che viene introdotta come allegato. Articolo 5, sempre sostituzione, definisce gli obblighi a cui si devono attenere il gestore delle strutture ricettive e responsabile del contributo. È ribadito l'impiego esclusivo della via telematica, anche avvalendosi degli intermediari della stessa abilitati. Per il controllo Roma Capitale può stipulare convenzioni con i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. Informare con modalità plurilingue gli ospiti delle applicazioni del contributo del soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste delle sanzioni, anche attraverso pubblicazioni online sui propri siti web. Non tutti gli ospiti sono a conoscenza del regolamento comunale in merito all'imposta di soggiorno e quindi alle esenzioni. È buona norma che sia il gestore a indicare agli ospiti se sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno, così come previsto. Al termine di ciascun soggiorno, il gestore deve chiedere il contributo di soggiorno all'ospite. Il gestore è obbligato anche a rilasciare la quietanza mediante la registrazione del pagamento sulla ricevuta o fattura fuori campo applicazione IVA.
In attuazione di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, Roma Capitale si è attestata sul nodo nazionale dei pagamenti elettronici PagoPA e conseguentemente occorre procedere all'adeguamento delle modalità di versamento del contributo di soggiorno. Al fine di contrastare in modo più efficace l'evasione del contributo di soggiorno è stata introdotta una disposizione che prevede la sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ove ricorrono i presupposti di cui l'articolo 27 della legge regionale 6 agosto 2007 numero 13, nonché una specifica sanzione ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 a carico del soggetto passivo che omette di compilare la dichiarazione attestante e rifiuto a corrispondere il contributo di soggiorno. Questo è tutto, grazie. Ci sono altri interventi? No? Ci sono dichiarazioni? Ah, consigliere Ciancio. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio per la puntualità Presidente della Commissione Commercio, è stato molto puntuale nel spiegare questa modifica al regolamento. Anzi, non essendo stato in Commissione, devo dire che è stata molto molto puntuale e sintetica. Però sulla sostanza della tabella A che mi sono guardato, vorrei dire che qualche osservazione avremmo potuto fare. Non per altro, perché vedo una situazione crescente per quanto riguarda il pagamento degli alberghi da 1 a 5 stelle, che va da 3 a 7 euro a persona. Mi domandavo se poi i 4 euro dei viaggi di turismo sono proporzionati realmente a, come dire, ai 3 di un albergo a una stella, cioè io vedo una disparità e magari una non sensibilità nel tradurre questo regolamento in un'opportunità di valutare con attenzione quello che succede nel nostro territorio, per i B&B mi riferisco, o per strutture recettive che, come dire, non riescono a trattenere più di un giorno e mezzo a Roma il turismo. Anzi, se noi riuscissimo a trattenere di un giorno in più chi viene a Roma, come succede a Firenze e a Venezia, sicuramente il PIL della città potrebbe alzarsi di parecchio. Io, come dire, la puntualità c'è stata sulla parte del controllo della Corte dei Conti, ma va bene tutto, però la sostanza della delibera e della modifica del regolamento secondo me richiedeva una puntuale riduzione proprio in questo momento storico della tabella, una proposta dico io, soprattutto vedo da 3 a 7 euro per gli alberghi, quindi da 1 a 5 stelle, poi se analizziamo quali sono le 5 stelle, cioè un'analisi più puntuale sarebbe stata gradita soprattutto per una città come Roma. Questo problema lo sente molto, cioè io inviterei la Commissione Capitolina a riguardare questo aspetto, perché non ho capito qual è il movente vero di un cambio di regolamento, se fare più cassa attraverso questo artificio oppure regolarlo realmente anche per la parte di situazioni abusive che ci stanno e non controllate. A tal motivo, se ci sono altri interventi magari della maggioranza che possano chiarire questo aspetto della tabella che è stata formulata come era prima, mi sembra alquanto esasperata. E sentivo altri interventi che hanno studiato i relatori della Commissione, ne sono grato, grazie. Ci sono altri interventi? Sì, se lei risponde poi il suo sarà l'ultimo intervento, consigliere Del Ponte. Sì, grazie Presidente. Allora, volevo far notare che la tabella che è stata inserita in allegato in realtà riporta la tabella di due delibere
dal numero 14, che è praticamente la delibera Tronca, e la delibera 44 del 2014. Viene semplicemente inserita come allegato e viene in aggiunta messa una tabella, nella tabella una voce in più, che sarebbero gli alloggi per uso turistico e i mobili destinati alla locazione breve, come avevo già enunciato durante la presentazione. Queste sono le due novità, ma in effetti quelle che noi vediamo in tabella sono né più né meno quello che c'era scritto negli articoli, e ovviamente non era una tabella messa in allegato, era semplicemente un articolo, quindi volevo chiarire questo. Per quanto riguarda il discorso della cassa, le tasse di soggiorno, cioè questa imposta al Comune di Roma serve anche per fare degli investimenti in campo turistico. Non ci dimentichiamo che a Roma veicolano circa 14 in un anno, 14 milioni di turisti. Quindi se noi vogliamo ampliare, se vogliamo rinnovare e vogliamo comunque creare dei nuovi servizi, abbiamo bisogno comunque dei gettiti nelle casse, altrimenti gli investimenti come si fanno? Quindi mi pare ovvio che come tutti i comuni turistici che richiedono la tassa di soggiorno, ripeto che è una legge nazionale, non è una normativa che si è inventata il Comune di Roma, quindi legge nazionale, legge regionale, ci viene proprio imposta. Quindi è ovvio che poi queste tasse vengono poi reinvestite appunto in servizi. Grazie. Bene, dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo. Sì, consigliere. Ringrazio per la dichiarazione, ero accorto di questo, della tabella A, che è un fatto di un vecchio provvedimento, ma mi sarei aspettato che in una pianificazione di veri servizi da dare alla città che si adottasse una strategia che vada nella direzione dello sviluppo e dell'equità, perché già al tempo di un momento straordinario come quello che lei ha citato, gli operatori del settore è ovvio che hanno avuto delle preoccupazioni e ripeto, la proposta doveva andare nella direzione di far soggiornare almeno qualche giorno in più e si recuperava la stessa somma. Questo non è stato fatto. Io naturalmente non sul tale atto non sono d'accordo, per cui voterò contrario. Grazie. Consigliere Candiglione. Grazie Presidente, come già più o meno espressa volontà noi ci dichiariamo ovviamente a favore della proposta, anche perché, ripeto, alcune dichiarazioni sono abbastanza delle stufe, perché se parliamo della tassa di soggiorno, peraltro che è stata introdotta con l'approvazione da parte del governo italiano con la legge sul federalismo fiscale, il 3 marzo del 2011, come previsto dall'articolo 4, che lei conosce bene, che ha detto prima, e il decreto legislativo numero 23 del 2011, che ha disposto che per i comuni turistici la possibilità di applicare la tassa ai turisti. Quindi, voglio dire, stiamo parlando del nulla, ci si attacca a cose, diciamo, abbastanza banali e che non decidiamo tra l'altro. Quindi, ripeto, per questo non siamo favorevoli, grazie. Allora, ci sono altre dichiarazioni? No. Votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 11 favorevoli, un contrario e due astenuti, e quindi viene approvato il parere favorevole.
Passiamo al punto successivo, la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta protocollo numero RC 8578 del 2018, modifica il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti Tari, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 12 del 20 marzo 2015 e ripubblicazione integrale dello stesso. Grazie Presidente. La struttura si riposta tali e tale che a un certo punto vengono state territoriali, hanno un esercizio di immagine di parola. La riposta è strutturata in un sistema un po' particolare, cioè sulla previsione di quanto costerà il servizio e sulle modalità e come poi distribuire il costo del servizio da tutti quanti dipendenti, compreso anche nei costi del servizio quello che praticamente era considerato una previsione da legge. Stando così le cose, diciamo che questa proposta di regolamento è contrassegnata, di nuovo regolamento, di decisione del regolamento già precedente, è contrassegnata dal fatto che si prevede che viene fatta in vista di una internalizzazione del servizio che in precedenza era stata fatta esclusivamente all'AMA, con la possibilità anche di mettere in atto, mettere in funzione una società in house. I benefici, consideriamo che la legge già prevede abbastanza dettagliati in precedenza le previsioni da poter modificare, da inserire, sono abbastanza limitate. Quello che è stato fatto in questo regolamento, tra i punti che alla fine forse ricordare, sono i benefici per l'autocompostaggio, che è qualcosa di abbastanza recente, poi la riduzione degli esercenti e per la riduzione dello spreco alimentare, e i benefici più evidenti per quanto riguarda sia l'incremento della raccolta differenziata intervenendo sulla parte variabile della tariffa, sia dando incremento al piano, ai piani, locali di buona raccolta secondo svaldimento dei rifiuti. È stato previsto lo svolgimento, uno svolgimento delle procedure con la denuncia, con la possibilità di fare le denunce anche non solo tramite modo di cartaceo, ma anche tramite molti telematici, via PEC, nonché l'istituzione della figura del responsabile dell'imposta, che a un certo punto potrebbe essere un punto di riferimento per quanto riguarda le varie precarietà che si determineranno. Ci sarebbero diverse cose da dire, certo è un regolamento, quindi ha un profilo prevalentemente amministrativo più che politico. Il discorso politico sarebbe quello poi di estendere il funzionamento del un tema in un altro senso. Tutto qui, altre considerazioni potranno poi essere fatte quando esamineremo poi la determinazione della tariffa, che anche qui però sono in buona per la maggior parte determinate perché sono le funzioni. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Al voto. Ok, perfetto.
Adesso sostituiamo anche il... Allora, il successivo. Proposta di deliberazione per espressione del parere. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta protocollo RC 9051 del 2018, determinazione delle misure della tassa sui rifiuti tari per l'anno 2018. Vuole introdurre lei, consigliere? Intanto credo quello che volevo dire per quanto riguarda la struttura della tassa e anche per quanto riguarda la determinazione della tariffa, viene nelle premesse ci viene richiesto questo parere, a un certo punto vengono riportate le cifre globali che sono a disposizione di tutti, viene anche detto che l'importo globale del servizio l'importo globale del prelievo a carico di livelli di 771 milioni potrebbe risultare come carico individuale inferiore dello 0,7%, però è una previsione in quanto nel corso dell'anno 2017 sono state scoperte tutta una serie di evasione e di delusione della tassa, che però ripeto, ecco, bisognerà vedere se si può fare ragionevolmente, si può prevedere una riduzione della tariffa media dello 0,7%, però bisogna vedere con sottino se questa riduzione risulta confermata. Tutto qui potrebbe essere una buona notizia per il resto, anche per quanto riguarda la differenza, la diversa attribuzione sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa, anche qui siamo a livello di importi non particolarmente significativi, di percentuali non particolarmente significative. Viene evidenziato sempre nella relazione che ci viene mandata, che per quanto si è tentato di dare sempre nell'audio di quelle che sono le condizioni di legge, un beneficio alle famiglie numerose che sono costrette a vivere in piccoli spazi, attribuendo dando un correttivo che diminuisca il carico dell'imposta di vive per le famiglie numerose che vivono in ambienti ristretti. Altre cose, anche qui non è che ci sia molto a dire, anche questo provvedimento è un altro dal profilo, diciamo più prevalentemente amministrativo, senza grosse possibilità di funzionare. Ci sono interventi? No? Ci sono dichiarazioni di voto? Nemmeno? Votazione? Abbiamo intanto lo scrutatore, vediamo. Quando entra poi... Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 11 favorevoli, un contrario e due astenuti, quindi viene confermato il parere favorevole. Allora, siamo al successivo, la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale Lazio numero 1508, paragrafo 2.3.3, della circolare del segretariato generale 11552 del 26 agosto 2009, determinazione dirigenziale di acquisizione numero 2353 del 25 luglio 2017 a carico di Polverini Stefano e Ciancarella Stefania per opere abusive realizzate in via Castellammare del Golfo numero 19. Su questa, ricordo, non è stato espresso parere in commissione. Allora, ci sono chi illustra? Sì, consigliere Rinaldi.
Allora, abbiamo in esame questa proposta di delibera come previsto e regolato dalla legge regionale numero 15 del 15 agosto 2008 in merito alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. In particolare si tratta di una struttura edificata in zona O ex abusiva in violazione delle prescrizioni del piano particolareggiato che prevede per quell'otto la demolizione e ricostruzione della stessa volumetria, in contrasto quindi con le previsioni di quel piano particolareggiato, che mira proprio a ridare dignità urbana a un contesto contenente più di adeguate urbanizzazioni. La legge prevede che qualora si accerti l'esistenza di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di negozio di inizio attività ai casi previsti dall'articolo 22,3 lettere B e C del DPR 284/2001 e successive modifiche o in totale difformità degli stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'articolo 17, in giunta al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario, non coincidente con il primo, la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi in comodo termine, comunque non superiore a 90 giorni, indicando nel provvedimento l'opera e l'area che vengono acquisite. In particolare, l'articolo 15,4 recita: l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile della struttura comunale competente a spese dei responsabili della struttura, salvo che con deliberazione consiliare consigliare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera con contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e paesaggistici. La proposta di delibera ha avuto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sia della direzione municipale che tecnica, che ci è stata inviata per l'iscrizione di parere in commissione. Come recita l'articolo di cui è relativa la commissione e cui il consiglio della seduta di oggi, hanno il compito di esprimersi sulla possibilità che il bene acquisito dall'amministrazione possa essere utilizzato per fini di interesse pubblico. Durante la commissione abbiamo valutato diversi aspetti coinvolto direzione tecnica e polizia locale, che ringraziamo per avere maggiore chiarezza sulle procedure e sui regolamenti da considerare. Si è valutata la possibilità di mantenere il bene in modo da destinarlo a potenziali servizi sul territorio, considerando gli aspetti sociali quali l'emergenza abitativa, la possibilità di realizzare un centro antiviolenza o casa della economia per donne vittime di violenza, casa famiglia, appunto di aggregazione del bene. Si è anche considerata la collocazione geografica del bene situato in zona di vicino, se da una parte poteva essere un avamposto dell'amministrazione municipale e dall'altra conosceva la vicinanza ad altri servizi che potessero rendere più confortevoli gli scopi di diritto volontario. Nella convocazione delle commissioni è stata richiesta per 2 volte la possibilità di effettuare il sopralluogo presso il manufatto. Le valutazioni della direzione municipale hanno sconsigliato e quindi non autorizzato il sopralluogo sia per motivi logistici organizzativi sia per opportunità. Non è stato quindi possibile avere contezza dello stato del manufatto. Sempre durante la commissione sono stati sollevati dubbi sull'effettiva adeguatezza urbanistica e costruttiva del manufatto. La stessa legge d'avviso regionale, infatti, come illustrato dalla circolare del 26 agosto dell'applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi, indica che la destinazione dell'opera ai fini pubblici non potrà avvenire in caso di contrasto della medesima con la vigente normativa tecnico edilizia, ad esempio quella in materia di sicurezza, o con qualsivoglia disposizione normativa cogente, incluse quelle contigue alla materia urbanistica e ambientale, quale ad esempio la normativa antisismica. A questo punto si è richiesto alla direzione tecnica di ottenere la documentazione necessaria per una valutazione degli aspetti tecnico-urbanistici, come ad esempio l'idoneità e l'idoneità della struttura di cemento armato in relazione alla normativa antisismica vigente. Questo in quanto il potenziale di futuro interesse pubblico sarebbe voluto esprimersi in una delle zone suddette, ovvero locali aperte al pubblico o destinate a persone con fragilità. E questa documentazione non sarebbe che potuta essere assolutamente dei contenti non congrui con il proprio desiderio, come indicato nella stessa raccomandazione del segretariato generale di Roma Capitale, auspica sollecitudine nell'adozione del parere da parte del Consiglio Municipale, atteso che il medesimo costituisce il presupposto imprescindibile dell'elaborazione della proposta di deliberazione da sottoporre poi al vaglio del Consiglio Comunale. Per quanto sopra, in assenza della documentazione necessaria ad una valutazione tecnico-urbanistica puntuale dello spazio, valutati gli aspetti di impegno economico che potrebbero scaturire dalla necessità di dover ristrutturare il manufatto con interventi di consolidamento e messa in sicurezza,
valutata la collocazione del manufatto, considerata la disponibilità di altre strutture acquisite delle stesse motivazioni che saranno valutate in ogni volta, non si ravvede un possibile interesse pubblico del bene acquisito. Auspichiamo che in futuro sia possibile per la Commissione disporre di tutti gli elementi necessari per poter decidere per casi simili in maniera non solo più efficace ma serena, disponendo anche di documentazione relativa agli aspetti tecnici. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Grazie. Mi ha fatto la facoltà di discutere. Allora, grazie Presidente. Io l'intervento che voglio fare è solo per mettere insomma in linea quello che sapientemente il Presidente della Commissione ha letto da un documento, io non ho avuto la fortuna di averlo, di leggerlo, perché questo immagino che sia un documento che immagino, perché capito, cioè la capacità che ha il Presidente, che oltre che l'ha pensato se l'è scritto e se l'è riletto per non sbagliarsi. Quindi no, più che altro per non lasciare nulla di intestato e non fare confusione. Ci ho messo tutto lei in quel documento che si è letto. E devo dire effettivamente quello che poi è stato fatto in commissione. Quindi con una battuta volevo dire che comunque ha rispettato la discussione che c'è stata in commissione. E comunque deve far riflettere. Noi ci siamo trovati di fronte a questo, come diceva un collega, che è più, diciamo, più esperienza di me, di fronte a un pollaio. Non sappiamo cosa fare, perché ci mancano delle informazioni. Poi dopo, però, anche quando abbiamo, no, davanti a noi cose molto grandi, non sappiamo quale cosa fare, ma non perché ci mancano informazioni, perché non sappiamo cosa fare, che è diverso. Quindi ci deve far riflettere che questa situazione, che è fino a se stessa immagino, perché dentro ci sarà una famiglia a quanto pare che ha fatto questo abuso e che non conosciamo fortunatamente, nel senso che non possiamo essere così dice condizionati, però noi dobbiamo agire per la regolarità, okay? dobbiamo esprimerci nel nostro piccolo, perché poi arriva un'espressione di parere su una cosa così piccola e non ci arrivano le espressioni di pareri su città, no? su interventi di 70-80 mila metri quadri. È normale che mi lascia un po' così interdetto, no? Però qualcuno può dire intanto partiamo e vediamo, no? Come ci poniamo di fronte a questa situazione. Certo è che però la mano in bocca un po' ci rimane, perché non avendo lo strumento, siamo sempre lì, no? Cioè il municipio non è dotato come dovrebbe, come è l'amministrazione capitolina, anche di figure tecniche o consulenziali, diciamo così, che possano dare il contributo nel cercare ovviamente di capire quale possa essere l'azione più giusta, più precisa, più congrua, no? Abbiamo detto che non abbiamo notizie particolari sulla conformità, no? Se appunto la struttura ha rispettato le normative vigenti, quindi se rispetta le normative vigenti, e quindi non sappiamo se effettivamente nel chiedere all'amministrazione centrale, quindi al patrimonio che già ha fatto l'operazione, di poter comunque mettere mano, e perché comunque questo municipio potrebbe avere interesse a farlo, non sappiamo poi quanto possono essere i costi. È vero pure però che noi non ci dobbiamo far condizionare da questo quadro, perché abbiamo un altro ruolo, per cui noi dobbiamo essere in grado di capire quello che può essere, di dare delle indicazioni che non è detto che debbano essere sempre giuste e precise,
cioè nel senso che la nostra intenzione è quella di contenere, diciamo così, l'eventuale sensibilità di cittadini che avrebbero detto in quel caso sì, potrebbe essere utile quella struttura per scopi, no, umanitari, benefici, diciamo, sociali. Quindi noi dobbiamo solo che far nostro questo sentimento. Dopodiché poi qualcuno ci dirà, sì, avete fatto bene, l'indicazione è giusta, no, questa storia è meglio buttarla giù che rifarlo perché costa di meno, ok? Oppure sì, stiamo a un punto che può comunque essere considerata una situazione che è interessante. Ma questa è una fase successiva. Io ripetuto su questo passaggio, è una fase successiva che non ci compete direttamente. Cioè ci sono gli uffici che fanno questo, noi ci dobbiamo avvalere dello strumento appunto amministrativo che collabora con noi, come noi collaboriamo con loro, però noi abbiamo dato indicazione, poi qualcuno ci dirà non è possibile, oppure sì, ma è successivo. Quindi il fatto di sapere come, quando, di fare un sopralluogo sarebbe stato utile a noi, alla nostra coscienza, per avere qualche elemento in più, ma non sarebbe stato determinante nella scelta. Cioè comunque noi avremmo dovuto dare una nostra sensazione e poi l'amministrazione nei suoi corridoi, nelle sue stanze, ok, avendo la competenza, beh, se questa cosa fosse stata data come ufficio patrimonio del municipio, allora, perché sta sul nostro territorio, allora avremmo potuto direttamente interessarci a avere, no? E capire cosa poter fare. Ma siccome viviamo di luce riflessa, secondo me era anche un ragionamento che esprimerci ci fa stare tranquilli, comunque sia, cioè prendere una posizione fa stare tranquilli, abbiamo fatto il nostro lavoro. Però poi dopo tanto è condizionato a quello che potrà fare l'amministrazione e quello come e quando lo potrà fare. Chiudo dicendo che non è che c'è da perdere altre parole su queste cose, perché poi sfortunatamente chi ci sta dentro probabilmente potrebbe aver fatto questa cosa per necessità o per qualcuno, voglio dire, per turbacine, non lo sappiamo. Però quello che noi dobbiamo tener conto è che non ci dobbiamo sottoporre a una situazione e a un altro caso successivo. Cioè oggi quello che noi prendiamo, il percorso che abbiamo fatto oggi, è quel percorso che ci dovrà aiutare anche successivamente, a prescindere se sono 400 metri quadri o se sono 70.000 metri quadri, che non dovevano esserci né come spazio né come attività, ancora peggio. Però nessuno è riuscito ovviamente a interessarci di ciò e ce l'abbiamo sul nostro municipio. Quindi è lo strumento, è il metodo che dobbiamo difendere. Io penso che in questo caso, siccome non abbiamo avuto la possibilità di poter avere ultimi elementi e di esprimerci politicamente, io penso che comunque questa cosa poi verrà rimandata, no? Immagino al dibattimento e quindi al patrimonio e quindi a chi ha la competenza di dover fare, no? Adesso abbiamo un nuovo direttore al patrimonio in Valletta e quindi vedrà quello che sarà, no? Insieme ai suoi dirigenti capirà quello che è meglio fare, come, quando e perché. A noi ci farebbe piacere utilizzarlo, chiaro, perché sta in un quadrante, no, perché quando lei ha detto non è conforme al piano, no? Al quadrante risulta abusivo eccetera, no? Quindi ci siamo preoccupati come amministrazione centrale di cammini, la dice, vedi, questo non sta, no, questo non sta incluso nel quadro, nel piano generale, nel piano di zona, no? È abusivo. Sì, ma c'è sta un mondo che è abusivo, capito? Quindi voglio dire, com'è che poi tante cose non vengono all'occhio, no? Quindi questo è. Vabbè, ma immagino che non ci sia questa volontà, io volevo solo mettere in evidenza questo, l'ho fatto per correttezza della commissione, il lavoro è stato fatto, è stato comunque sviscerato e la difficoltà comunque che abbiamo trovato, tutti i commissari, immagino che anche le altre forze politiche possano essere di conforto a questo ragionamento, fa capire che non è mai facile porsi di fronte a una questione di questo tipo
per chiunque sia, quindi vedremo insomma come andrà la situazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, è vero che devo ringraziare il Presidente perché ha riportato un po' quasi tutto quello che ci siamo detti in commissione, però qualcosa è stato omesso, nel senso che noi ci siamo tutti astenuti alla fine in commissione perché sul parere tecnico c'era una diversione. Il parere tecnico per me comprende quello che volevamo sapere, e siccome la delibera è correlata di parere tecnico, vuol dire che quegli aspetti di carattere tecnico sono superabili, altrimenti il tecnico non avrebbe mai firmato detta delibera. Allora è quello che ho pensato io, e mi sarei aspettato che un chiarimento per quello che ci siamo detti in commissione venisse relazionato in questa sede, perché diversamente, guardate, mi sembra che il municipio si voglia lavare le mani rispetto a un problema che dovrebbe arrivare dopo, cioè quello che non ci sono le risorse per eseguire eventuali lavori di adeguamento per l'interesse pubblico che dovremmo raggiungere, perseguire. Allora, vedo molta, come dire, pacatezza oggi in quest'aula, quindi devo mettere naturalmente un po' di piccante, dire perché noi dobbiamo assolutamente dare la palla al Dipartimento. Perché dobbiamo costringere i nostri uffici a fare la quarta ordinanza di demolizione del bene e poi se la vede il Dipartimento? Perché non abbiamo chiesto eravamo convinti del parere tecnico esibito nella delibera, perché non l'abbiamo richiesto agli uffici nuovamente? Perché non abbiamo chiesto l'esempio di tutti i beni che vengono acquisiti dai vari municipi, qual è l'iter e quali sono i pareri tecnici che comprendono dette delibere? Io ritengo che nel quadrante, l'ho detto in commissione, nel quadrante di cui si tratta, qualsiasi iniziativa del municipio, la citate poi lei nella relazione, Presidente, un punto di formazione, una piccola biblioteca, una qualsiasi cosa fatta per i cittadini del nostro municipio è una conquista. Quindi non è vero che oggi noi dobbiamo votare se c'è l'interesse pubblico per il nostro municipio. E io vi dico, a parer mio, l'interesse pubblico c'è. Quindi non commettiamo un errore se noi scegliamo, cioè in commissione avremmo dovuto fare la commissione in più per aspettare un parere tecnico, però non è quella la motivazione che ci può indurre a dire che non c'è l'interesse pubblico, perché l'interesse pubblico può essere anche il fatto che l'opera non è si mette a norma, perché l'interesse pubblico è superiore, perché noi lì in quel quadrante le opere di urbanizzazione secondarie le dobbiamo realizzare, le dovremmo realizzare, quindi l'operazione demandata al Dipartimento secondo me non è l'assunzione di responsabilità da parte di questo municipio, poteva farlo con successo secondo me. Questo era il mio parere in commissione che ho espresso, mi sono adeguato al voto di astensione che tutti all'unanimità abbiamo fatto, proprio per un senso di aspettiamo, vediamo se il parere tecnico o in aula arriva qualcosa di nuovo. Io resto fermamente convinto perché poi che l'interesse pubblico può essere garantito, e quindi lo affermo ancora oggi a tutti voi e vi invito a riflettere su questo. Ma quello su cui vi invito a riflettere di più, non solo su questo atto ma su molti altri progressi, di valutare, perché tutti i nodi vengono al petto, di vedere poi l'iter che strada fa,
guardare nel tempo, come lo dicevo, cioè il risultato di una buona operazione la si guarda nel tempo. Allora guardiamo nel tempo quello che succede, quello che potrà succedere. Basta non abbandonarvi gli atti, non tenerli nel cassetto, guardare in modo, come dire, saggio, di uno che vuole guardare se un progetto ha funzionato o meno. Altrimenti noi ci ritroviamo oggi a dire no, dice no perché intanto io mi lavo le mani e vi potrò dire che non sono stato io, e invece qualcun altro lo farà, lo diremo, l'ha fatto il comune, ma mi sembra che sia la stessa maggioranza, non è che poi cambia qualcosa se l'ha fatto il municipio o l'ha fatto il comune. Per i cittadini saranno gli stessi problemi sempre. Un'altra cosa, il costo della demolizione, ricordatelo, è a carico sempre di chi ha eseguito l'abuso. Poi un'altra cosa, in commissione si diceva, ah questo ha fatto, d'accordo, è stato punito anche penalmente perché c'è un giudizio penale, ha dovuto subire, e del resto gli viene sottratto il bene comunque perché ha fatto l'abuso. E ne siamo, cioè, è giusto, sono delle regole corrette. Però quest'Aula e noi consiglieri dobbiamo dire altre cose rispetto al movente che ci siamo inventati, rispetto a dire non si persegue l'interesse pubblico. Ammazza se si persegue l'interesse pubblico. Stiamo sottraendo e dicendo che un bene sequestrato perché è abusivo, il municipio possa e deve fare qualcosa per i cittadini. Questa era la scelta corretta, secondo me, che andava fatta in commissione. Grazie. Ci sono altri interventi? Consideravi tutti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io, a differenza di quanto hanno detto prima di me consigliere Giuliano e consigliere Ciancio, non sarò invece propensa a fare tanti ringraziamenti. Perché sì, il lavoro fatto nella commissione si è riunita, mi sembra, due volte per discutere questo tema, però non possiamo negarci che quando apriamo la discussione intorno a un esempio, un fatto che comporta delle scelte che prima qualcuno, appunto, che ha parlato prima di me, faceva e anche cercava di collegare alle esperienze anche più grandi che ci sono sul nostro municipio, facendo anche una correlazione giusta e interessante. Però al netto di questo, quando abbiamo una discussione dicendo che non abbiamo la documentazione necessaria, così come ho detto in commissione, io non ringrazio nessuno e non posso neanche prendermela con il Presidente, però penso e mi viene il dubbio che forse qualche cosa in più si poteva fare. Quando ho sollevato questa obiezione durante la discussione, ovviamente mi è stato detto e mi è stato ricordato che gli uffici stessi ci hanno detto che sarebbe stato giusto e opportuno avvalersi di una consulenza esterna. Ora, io ricordo benissimo che il Partito Democratico ha fatto una battaglia in sede di bilancio proprio chiedendo quegli incarichi professionali esterni pari a più di 42.000 euro a che cosa servissero nel nostro bilancio municipale. Qualcuno anche in commissione mi ha anche detto, vabbè, decidiamo noi quello che ci facciamo, e io ho detto, certo, voi siete la maggioranza, avete anche questa responsabilità, però se non va bene uno spostamento fondi e non è andato bene uno spostamento fondi a dicembre, allora mi chiedo che cosa dobbiamo aspettare per poter investire e incaricare qualcuno che in un'occasione come questa e in un'altra che verrà, perché mi pare che c'è una deliberazione analoga che dovremo sottoporre all'attenzione della commissione. E allora mi chiedo che cosa ci facciamo noi con questi incarichi professionali esterni che invece avete tanto difeso durante la seduta di bilancio. Ma non essendo chiaro questo, ritorno a quella che è la richiesta di questa DD, ovvero si chiede al Consiglio del Municipio di esplicitare se su quell'immobile che è già acquisito al patrimonio, se che però ha riscontrato delle
tutti abusi edilizi, che al suo interno ha una famiglia, che se c'è un'utilità pubblica. Gli uffici presenti ci hanno ovviamente fatto una panoramica generale sulla collocazione di questo immobile, hanno specificato che ci troviamo dentro una zona O, che non ci sono, lo diceva anche il Presidente Rivale nella sua relazione che è esposto qui, non ci sono quindi elementi che confliggono dal punto di vista urbanistico. Non ci sono. Quindi, per essere sintetici, se il Consiglio del Municipio dice no, cioè ovvero dice non ci serve, ovvero dice non ha utilità pubblica, ovvero dice non sappiamo cosa farci, si procede con la divisa di demolizione, con la quarta, mi pare, la quarta divisa di demolizione che andrà al Dipartimento e il Dipartimento li attuerà, l'iter andare più o meno nella direzione che a questo punto questo municipio però gli dà. Tornando indietro nella discussione, sempre durante le nostre discussioni di commissione, ovviamente abbiamo anche affrontato il tema dei costi, perché quando io sostenevo che forse dobbiamo guardare un pochino più avanti e cercare di metterla in un contesto generale senza fermarci al particolare, cioè partire da questa esperienza per cercare di capire se ci sono delle esigenze più larghe e più ampie all'interno dell'idea che c'è della città, qualcuno però mi ha detto, però così in questo modo se noi diciamo sì, esponiamo l'amministrazione ad un costo che oggi non è calcolabile, perché appunto magari ci troviamo a fare, attenzione, un investimento che oggi non ci possiamo permettere. Allora mi permetto qui di fare la stessa domanda: noi non abbiamo idea però di quanto ci costa quella demolizione, e oggi lo possiamo dire che è a carico di chi è, c'è dentro, ma chi c'è dentro non lo sappiamo se poi alla fine, quindi alla fine della fine di tutte queste nostre buone intenzioni, chi la pagherà quella demolizione con molta probabilità? La cittadinanza tutta, il comune, cioè il comune, poi il comune, la cittadinanza tutta. E un'altra, chiamiamola provocazione, se non facciamo quegli investimenti e non ci proviamo a fare quegli investimenti, allora dicevo anche la trotta, allora quella casa sotto tolta la criminalità organizzata a via di Rocca Bernarda, oggi luogo che ha ospitato e ospita delle persone con autismo, se la regione non avesse fatto quell'investimento, quella casa non ci sarebbe e sarebbe un bene buttato lì in condizioni pietose, perché sapete che quando se ne vanno ti portano via pure i pavimenti. Era una situazione non molto messa bene, però la regione ha deciso, in un'idea complessiva e generale della sua mandato, il suo mandato, di poter recuperare quell'immobile, quello come tanti altri, perché poi penso alle case cantoniere, penso a tante altre esperienze fatte, di acquisire quell'immobile e di ridargli una utilità pubblica, ma soprattutto di metterlo a disposizione della collettività tutta. Allora, se non abbiamo questo, evidentemente manca anche un'idea complessiva della città. Ho fatto un'altra provocazione e ho detto, ma è possibile che con tutto il problema che abbiamo dell'emergenza abitativa, oltre a dirci che consumo di suolo zero, non costruiamo più, non buttiamo altro cemento su cemento, quando abbiamo degli immobili sui quali ovviamente sono già costruiti, sì, c'è l'abusivismo, però l'abusivismo è uno slogan. Oggi se noi saniamo quella parte lì, e ripeto, ci troviamo in una zona O in cui gli uffici hanno detto che non ci sono alcun, non c'è alcun elemento che confligge dal punto di vista urbanistico, quindi noi siamo nella legge. Allora io dico, se non abbiamo questo, con tutti i problemi che abbiamo all'emergenza, non abbiamo per esempio ad avanzare una proposta che pensi a inserire quell'immobile, quello come tanti altri, dentro una progettualità così fatta? Cioè non c'è un'utilità sociale. Allora, se tutto questo è vero, al netto del fatto che noi non abbiamo una documentazione, però noi soprattutto voi avete però un'idea di cosa vogliamo farci con questa città, anche in questi risvolti.
l'ho detto in commissione, lo ripeto qui, è ovvio che oggi diciamo, ci troviamo un esempio piccolo, ma poi se lo ampliamo in grande questo potrebbe dare il senso, come dicevo prima, la Regione Lazio ha fatto quel tipo di investimento e l'ha fatto su tante altre esperienze in tante altre province della nostra regione. Dà un senso di cosa ci si vuole fare con quelle esperienze abbandonate, abusive, requisite alla criminalità organizzata. Quindi cerchiamo di guardare oltre, cerchiamo anche quando abbiamo la responsabilità e siamo chiamati a questo, perché oggi il Consiglio, sì è vero, non abbiamo il parere vincolante, non vincolante, però oggi il Consiglio Municipale si deve esprimere. Diciamo che forse un'utilità pubblica c'è, che dentro diciamo, alcuni quartieri che sono diciamo, abbastanza quartieri dormitorio, che avrebbero bisogno invece di riavere al centro anche appunto spazi come questi, penso che questa maggioranza ha tantissime idee da poter predisporre, da sottoporre all'Assemblea Capitolina, e visto che la maggioranza è la stessa, non avrete alcuna difficoltà a farla approvare e cercare di portarla a casa anche un cambiamento che è visibile all'interno della città. Quindi con questo auspicio immagino che quel voto che c'è stato di astensione invece oggi diventi un voto positivo che diciamo, dà anche un'esperienza e un segnale importante alla città che viene dal nostro municipio. Grazie. Altri interventi? Buonasera, chiedo scusa, io non ho partecipato alla commissione di Corazzi che mi una banalità in lo studio, però mi ricordo la conferenza tecnica del direttore che ci assiste, ma se non, ci so, non c'è nessun elemento urbanistico che contempli che vieti quella costruzione, perché questo che lo avrei capito, ovviamente perché il privato chiede la concessione di San Paolo? Cioè noi consideriamo che i condoni sono una cosa di cui si parla sempre, ma nulla vieta alla pubblica amministrazione che di accogliere la richiesta di un privato che dopo aver edificato una costruzione abusiva chieda alla sanatoria pagando ovviamente le multe e i loro prezzi che ci stanno. Se non mi sbaglio, credo che questa sia una procedura normale. Quindi sì, allora caso 2, o l'immobile contribuisce con la normativa urbanistica e allora questa non è possibile. Quello c'è la sede immobile con la disponibilità immobile, ma qual è sua disponibilità? Scusate, non è un dibattito, fate interventi, ma mi chiedevo soltanto questa domanda che non so se ovviamente oggi è qualcuno per la conferenza tecnica maggiore della mia. Altri interventi? Consigliere Giannone. Grazie Presidente, io devo un attimo tirare le fila, però volevo in qualche modo per puntualizzare alcuni elementi. Innanzitutto ci viene chiesto di esprimere se vi sia da parte del Consiglio Municipale un prevalente interesse pubblico, non un interesse pubblico, un prevalente interesse pubblico. Un prevalente significa che deve essere maggiore di altri interessi pubblici. E questo cosa significa? Significa che noi come amministrazione abbiamo l'obbligo di fornire dei servizi di base più progettazioni per miglioramenti di altri servizi, di fornire e quindi sto parlando ai servizi per la socialità, per l'edilizia, per sport, cultura e altro. Questo chiaramente si fa con dei budget previsionali che noi diciamo, proviamo con un bilancio alla fine dell'anno precedente per poter poi programmare la messa in funzione di tutti questi servizi. Questo è l'interesse pubblico che noi dobbiamo garantire quotidianamente, cioè ogni anno, con una quantità di denaro che è quello che proviene dalle entrate o da altre fonti, diciamo, appunto di bilancio. Bene, e noi quindi adesso dobbiamo dire se rispetto a questo interesse pubblico che noi siamo tenuti a garantire ogni anno, quindi ogni mese, ogni giorno, ve ne è uno prevalente, cioè di valore più alto. Perché? Perché chiaramente se abbiamo fatto una programmazione di fondi a fine anno, probabilmente quei fondi ci serviranno per appunto dare esecutività, dare attuazione a quei servizi previsti. Ecco, dobbiamo ragionare in termini di programmazione e non di interesse momentaneo. Certo, avere una zona come Vermicino, l'abbiamo detto in commissione, un manufatto più o meno in uno stato
più o meno terminato in una zona dove forse non c'è tanto, potrebbe essere un interesse, ma la domanda è prevalente? Cioè io permettere a sistema e quindi in qualche modo creare un servizio in quella zona, quindi creare e fare l'interesse pubblico in quell'area lì, quali sono gli altri interessi pubblici che invece devo ridurre? Perché, signori, la coperta è sempre quella, no? La tiriamo da una parte e si accorcia dall'altra, e questo è il tema, e questo è il motivo per cui noi abbiamo voluto, avremmo avuto piacere ad avere la relazione tecnica per poter capire e valutare se e quanta di quella coperta avremmo dovuto togliere agli altri servizi pubblici che noi dobbiamo invece garantire e che i cittadini si aspettano di avere. Già, questo è il vero tema, e per cui accollarci un costo che oggi non sappiamo quanto potrebbe essere, 10.000 euro perché è tutto pronto, 50, 100.000, 1 milione, e se scoprissimo che la costruzione non è sicura dal punto di vista sismico e ci volessero per esempio 1 milione, 2 milioni di euro, cosa facciamo? Interrompiamo le ristrutturazioni delle scuole, interrompiamo i contratti di manutenzione stradale? Dove li prendiamo questi soldi? Questo è il tema. E se questo, come già sappiamo, non è l'unico caso, cosa facciamo? Le acquisiamo tutte? Perché chiaramente poi dovremmo giustificare perché in un'area come Vermicino acquisiamo e mettiamo il servizio pubblico perché c'è un prevalente interesse pubblico lì e non a Morena e non a Ostello del Curato e non da qualche altra parte, non a Gregna. Allora, il tema è esattamente questo: quanti soldi avremo necessità per poter fare tutte queste operazioni, per essere chiaramente equi e trasparenti con tutti? Questa è la vera domanda. E poi, certo, sulle consulenze, se vogliamo percorrere poi questa strada, allora dobbiamo programmarle queste cose. Allora, vorrà dire che per il prossimo bilancio non dobbiamo mettere più 40.000 euro per le consulenze, per gli incarichi esterni, per i progetti necessari, no? Che dobbiamo presentare per esempio su 10 scuole per la ristrutturazione edilizia già approvati, quindi già, di cui già potremmo avere a disposizione i soldi e che non abbiamo, per i quali non abbiamo personale interno come progettisti, no? per poter mandare avanti. Quindi quei soldi ci servono già per attività progettuali, per la presentazione di progetti, di cui già sappiamo che abbiamo finanziamenti. Allora, se vogliamo realmente percorrere questa strada, ok, ci facciamo un ragionamento e la prossima volta chiederemo con un atto di indirizzo di mettere a budget 400.000 euro, no, non 40, 400.000 euro per incarichi esterni affinché ci siano le persone, i progettisti in grado di poter fare le relazioni tecniche per tantissime situazioni analoghe a quelle di cui oggi stiamo ragionando. Quindi è questo il vero tema. Probabilmente la regione Lazio ha qualche disponibilità in più rispetto al Comune di Roma, che ricordo è gravato sempre dai X miliardi di euro che ci stiamo portando sulla schiena e che stiamo cercando piano piano di assottigliare. Leggevo una volta, qualche giorno fa, dal sito dall'elenco delle deliberazioni fatte, un elenco spropositato di delibere per riconoscimento di debiti fuori bilancio. Sapete cosa sono i debiti fuori bilancio? È una domanda retorica, lo sapete bene cosa sono. Sono i debiti che Roma Capitale ha, che non ha pagato e che deve pagare, perché sono soldi non programmati, ma spese fatte in emergenza. Allora vogliamo continuare a portare avanti le emergenze e vogliamo ragionare in termini di programmazione? Questo è il vero tema, che però non si vuole affrontare, forse non si vuole comprendere, non è che non si vuole affrontare, non si vuole comprendere, bisogna comprenderlo purtroppo. Certo, sarebbe stato molto bello avere percezione e cognizione che di avere a disposizione un
un immobile pronto per metterci una casa famiglia, un centro antiviolenza, un centro di aggregazione, ma siamo sicuri? Perché se per caso acquisire quel bene poi significasse andare a spenderci centinaia di migliaia di euro, ci troveremmo a dover giustificare questa cosa a una cittadinanza che da un'altra parte si vedrebbe invece decurtata di alcuni servizi, e questo è il punto. Quindi bisogna riflettere in modo più approfondito e non pensare solamente alla parte ideale del progetto o della proposta, bisogna andare un po' più nel concreto, perché abbiamo una responsabilità decisionale. Noi dobbiamo prendere delle decisioni e dover in modo, come dire, ponderato, sia per chi il servizio potrebbe averlo, ma sia anche rispetto a chi il servizio potrebbe vederselo tolto. Grazie. Ci sono altri interventi? No, consigliere Rinaldi. Allora, conforto un po' della discussione, volevo dire che nonostante non avessimo avuto l'autorizzazione a uscire come commissione, comunque personalmente, come credo qualcuno di voi ha fatto, sono andato sul posto per vedere un po' come era la situazione. Il posto è, non so se siete pratici, via il Basso Lombardo, si arriva alla piazzetta Castiglione di Sicilia, praticamente alle spalle di questo posto, che è una zona veramente disagiata, c'è questa costruzione in fondo a un viottolo e non credo che sia il posto giusto per mettere un servizio al pubblico o un gruppetto di donne che sono state oggetto di violenza, perché insomma è un po' deprimente come luogo, no? Magari se fosse stato affacciato sul Castiglione di Sicilia, che c'è il parchetto, insomma c'è una strada in cui c'è un po' di gente, lì è proprio un posto che non credo sia, questo a conforto pure dell'interesse pubblico prevalente, no? Per cui, per quanto riguarda invece l'osservazione che è stata fatta prima sulla correttezza, cioè sul parere tecnico, il parere tecnico è stato dato sulla procedura amministrativa, non sul fatto che tecnicamente l'edificio è stato costruito secondo le regole. L'altra osservazione che volevo fare è che comunque queste sono cubature in aggiunta a quelle che sono previste al piano di zona, che vanno a pesare ulteriormente sull'area, e che, come abbiamo visto anche in altri quadranti, come ad esempio al centro Pino, che c'è una piusta via d'oro dove l'ama è costretta a passare perché comunque ci sono abitazioni, poi siamo costretti a intervenire sulla stradina per fare in modo che l'ama non faccia manovra dentro le proprietà private e uscire da questa stradina. Insomma, ci sono una serie di annessi connessi a questa situazione che non configurano questo prevalente interesse pubblico. Poi c'è il discorso tecnico, le romani e via dicendo, che sono praticamente degli interventi tecnici che non abbiamo e che secondo la legge, secondo l'osservazione della teoria, qui abbiamo anche, diciamo, una certa, dobbiamo agire anche con una certa celerità, per cui queste insomma sono le osservazioni che volevo aggiungere a quello che ho sentito. L'interesse pubblico ideale ovviamente c'è, idealmente tutti vorremmo qualche servizio pubblico da sotto, ma le nostre valutazioni sono anche quelle tecniche, ma anche, come diceva l'altra, anche quelle di vedere dov'è situato il posto che vogliamo andare. Dichiarazioni di voto. Grazie Presidente. Difendere l'indifendibile mi sembra alquanto uno strumento che non va da nessuna parte. La programmazione non credo si possa basare su questo atto di ponderatezza, unico atto di ponderatezza. Qualsiasi amministrazione, lo ripeto, queste cose le deve valutare nella giusta direzione, perché prescindere dal debito che si trascina dietro tutto, qualsiasi comune, da Reggio Calabria a Trieste, questa programmazione che lei cita va fatta,
Volevo rispondere, ringrazio anche il consigliere che mi ha preceduto, rispetto alla regolarità urbanistica. La regolarità urbanistica la determina il nuovo piano di recupero delle zone O. Il fatto per cui è stato abusivo dipende dall'ex piano, dal piano regolatore che ha determinato che era abusivo. Quindi il percorso parte da prima, quindi quello è un manufatto abusivo, stato denunciato, ha subito il penale, adesso finalmente il comune se l'è ripreso dopo una disputa enorme, giustamente se l'è ripreso e l'ha acquisito già. Quindi che cosa devo dire di nuovo rispetto al fatto che io avrei voluto trovare una soluzione condivisa rispetto a questo problema, però cioè difendersi dietro questo metodo, questo non è un metodo di lavoro. Assolutamente, mi sono scritto degli appunti, però non so che dire più rispetto a questa vicenda. La vicenda è semplice: il parere tecnico verrà dopo, l'interesse pubblico è determinato adesso. Perché? Perché il nuovo strumento urbanistico ti obbliga a realizzare delle opere per i servizi. Quindi se ti obbliga vuol dire che li dovrai spendere, perché se vuoi rendere esecutivo il nuovo piano di zona O, chiunque costruisce nuovamente laggiù deve versare delle somme per fare il centro anziani, se vorremmo fare il centro anziani. Chiunque costruisce o mette a posto o allarga la sua casetta villetta, che già era abusiva, non confondiamo le cose, il patrimonio abusivo è enorme nel nostro extragrado, per cui il recupero delle zone O avverrà così. Grazie Presidente che mi ascolta. Buongiorno. Scusate, non è un dibattito, vogliamo andare avanti con... Tra l'altro vorrei dire che è finito il tempo. Sì, per manifestare la mia, io in commissione mi sono astenuto nell'attesa di un chiarimento rispetto al nodo che si è verificato, cioè quello che il parere tecnico viene dopo rispetto all'interesse pubblico, che noi dobbiamo evidenziare comunque. Proprio per questo motivo io voto sì alla proposta che arriva dal Campidoglio su un argomento che deve essere affrontato, Presidente, così, perché ci ritroveremo via Tuscolana, ma ci ritroveremo altri casi importanti. Noi non possiamo dire no, non affrontiamo il caso perché forse dopo costerà di più, di meno. No, intanto qua dico questo e finisco. Mi deve perdonare la Presidente d'Aula se ho rubato 30 secondi, mi scusi, dico solo questo. Guardi che se ci accorgiamo che costa tanto, vale sempre il fatto che si può demolire dopo, successivamente. Quindi a costo per giunta, a costo sempre, se non hai i soldi sempre dei cittadini, l'ho detto anche in commissione. Proprio per questo inviterei a una riflessione, ma un'attenzione ai consiglieri, tutti, pentastellati e non, su questo aspetto, perché dobbiamo decidere su altre cose. Il capogruppo magari riguarda in modo cagnesco, però non si prova, non facciamo nulla di male. Consigliere Cioè, abbiamo già dato 4 minuti in più. Grazie Presidente, ho già manifestato la mia intenzione di voto, grazie. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì. Sì, Lisa. Pronto? Grazie Presidente. Allora, io nell'avere sentito ovviamente non la replica del Presidente che comunque ha puntualizzato, ma quella del capogruppo del 5 Stelle dove ha messo sul piatto della bilancia non tanto il posizionamento di questo municipio ma quanto la scelta di non poter far trovare il municipio in una situazione probabilmente scomoda, se ho capito questo, cioè nel senso che partiamo da un passaggio prevalente. Quindi se la prevalenza pubblica è superiore rispetto a questa, rispetto ad altre situazioni pubbliche, poi percepisco ovviamente una prudenza
da parte del capogruppo del 5 Stelle, articolo 19, così se poi vuole intervenire con la possibilità. Ma quello che io invece ho percepito anche da parte della collega Pirotti, di invece avere un'iniziativa. Ora, queste cose non costano tra di loro. Io devo dire, sapete che la mia provo a essere coerente sempre e comunque, e quando devo dire alcune cose le dico a prescindere. Ora non mi sembra che queste tre parole non possano stare insieme: la prevalenza sull'interesse pubblico, la prudenza di non poter sbagliare, ma l'iniziativa di poter comunque dare indicazioni. Io mi trovo sul fatto dell'iniziativa, però lo devo dire, ma con molta tranquillità. Quindi, come si dice, percepisco quello che è il messaggio di non lasciare una situazione all'affatto, no? Come va a fare. Però dobbiamo dirci pure, e questo lo apprezzo da parte di chi comunque deve gestire, che prova a dire: ma io non vorrei fare dei passi a prescindere, no? Non sapendo dove vado a finire, anche perché devo garantire anche altre cose. Però questo discorso dell'iniziativa politica io non vorrei tralasciarlo, perché a noi lo strumento che poi ci rimane è questo, cioè quello di poter, con sensibilità politica, poter porre delle condizioni, poter porre delle richieste. E quindi io mi trovo con la collega quando dice, appunto, nonostante tutto va bene, però io lo farei un passettino davanti, tanto comunque è condizionato, comunque sia, anche se noi oggi da qui ci viene da dire, andare al comune e dire: vogliamo quella struttura a tutti i costi. Non è automatico, lo sappiamo che non è automatico, non sappiamo quel decentramento decisamente di, ci manca lo strumento decentramento amministrativo. Per cui noi, se noi riusciamo a sistemare direttamente, nonostante la volontà, un parchetto giochi che sta nel parco degli acquedotti, come facciamo, no, in modo anche volenteroso e positivo, poter intervenire su una cosa se non abbiamo la competenza e non ce la danno la competenza? Questo è un altro argomento grande, però questo serviva per dire che non stiamo facendo stamattina una dialettica naturale, non c'è niente di strano. Io penso che i tre termini possono coincidere, possono stare dentro. Io pure ero tentato nell'essere neutro, però poi adesso probabilmente sentivo, mi manca quel meccanismo, mi manca quella cosa per cui oggi sto qui, cioè quello di poter comunque fare un passo in avanti. Sembra che mi manca che non esercitiamo il ruolo, fermo restando tutte le perplessità, ci mancherebbe altro. Le perplessità ci sono, ci saranno, a prescindere da noi, però mi sembra che di non poter comunque essere funzionali all'aspetto politico, ovviamente, non è che al di là dei poi di dati tecnici. Quindi io penso, sì, siamo in indicazione di voto e quindi il tempo è finito, lo dico da solo, Presidente, sono finiti 3 minuti. Poi l'unica cosa, dicendo che alla fine però bisogna capire se questo intervento dipende dal comune o dal municipio, perché non possiamo poi metterlo alla fine della chiacchierata questa cosa, perché poi dopo mi destabilizza anche me. Cioè, se io devo togliere dei soldi all'amministrazione comunale è un conto, che ce n'è una cosa, se poi devo togliere al municipio con tutte le competenze mi aumenta la responsabilità, certo, se rimane in capo all'amministrazione è un'altra cosa, però. Quindi questo un pochettino non dobbiamo mettere in questione. Ok, quindi io penso che sia positiva la parte di poter dare indicazione di pubblica utilità, come Fratelli d'Italia, di parte, non a nome di altri, è Fratelli d'Italia. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Che siano veramente dichiarazioni di voto? Devo dire che a differenza di chi mi ha preceduto sarò molto più breve. E non riderò di minuti straordinari, però l'ho detto nel mio intervento e ho provato a mettere questa discussione, ho cercato di avviarla anche dentro
la Commissione, quindi il gruppo del Partito Democratico pensa che quando ci sono, che ce lo chiediamo sempre, quali sono le nostre funzioni sul territorio, quindi credo che sia anche doveroso metterci di fronte a delle responsabilità e assumercele, e fiduciosi di quello che abbiamo ascoltato in commissione, e nonostante una carenza di documentazione, che però diciamo, questo abbiamo detto che non avverrà le volte successive, cercando anche di mettere e di tappare, diciamo, di aiutarci invece nelle nostre scelte, appunto supportati da materiale tecnico, però oggi è tempo di anche di dire che forse è troppo coraggioso dire che lì non serve niente, che si trova in un viottolo, in una stradina, perché poi nelle premesse che ha fatto il Presidente c'è stato, lì veramente è un posto dove non c'è niente. E quindi forse mi ha convinto ancora di più lei, quando appunto con queste parole, Presidente, allora forse possiamo fare una scommessa, cerchiamo di mettere insieme tutte le nostre perplessità, cercare di dargli anche una risposta positiva, e quindi cercare di lavorare per un pezzo di territorio che ne ha bisogno, perché me lo ha confermato lei stesso, e quindi cerchiamo magari di trovare anche quegli investimenti che si possono dare in tanti altri modi, senza spaventarci su quello che potrebbe essere o quello che dovremmo fare. Con iniziative simili, appunto, abbiamo delle esperienze tipo un centro antiviolenza anche sul nostro municipio, per tornare al pilone di prima, e quindi perché no proviamo a dire e a dare un parere favorevole all'utilità pubblica di questo immobile. Ci sono altre questioni, consigliere Guido? Grazie Presidente, io voglio davvero ringraziare il capogruppo Giannone, perché ha fatto un intervento esemplare, e devo dire che nella mente di questo consiglio ha decisamente elevato il livello della discussione, non solo di questo consiglio ma anche di altri. Ha fatto un intervento secondo me spettacolare, perché nel suo intervento, che è una grande lezione politica di responsabilità di governo e di responsabilità per l'appunto, si mira all'equilibrio, si mira a valutare quanto è lunga e quanto è corta una coperta, sia al municipio e sia al comune. Scusate, ma noi non siamo avvezzi ai debiti fuori bilancio, non siamo avvezzi a fornire pareri su strutture di cui non abbiamo documentazioni, così poi il comune deve intervenire più tardi. Magari voi siete professionisti in questo, e mi rivolgo al Partito Democratico con precisione. E chiudo dicendo che il gruppo di maggioranza si è asterrato. Ma non perché non vuole prendere posizione, ma perché esprimersi su qualcosa di cui non siamo certi, e che danneggerà sicuramente la restante parte del territorio per mancanza di servizi, per mancanza di fondi, eccetera, eccetera. Questa è una prova grande di equilibrio e di responsabilità, perché noi la responsabilità ce l'assumiamo in tutto e per tutto. Non come altre forze politiche, che quando c'è da prendere delle decisioni importanti e permanenti per il territorio, come lo spostamento delle bancarelle della città via Tuscolana, si asseguono, oppure non votano per un anno e mezzo. Questa è la nostra, è la nostra responsabilità di governo. Per questo motivo convintamente noi ci asteniamo. Grazie Presidente. Bene, allora ricordo che non c'è parere sulla delibera, quindi per astenersi, mi spiegava il direttore che tecnicamente bisogna scrivere qualcosa sulla delibera e poi si vota, se il volere prevalente della maggioranza è l'astensione, poi ci si vota sulla votazione, sull'atto già in cui c'è l'espressione di parere, altrimenti non si può procedere. Quindi intanto avete un parere da esprimere, come lo chiedo, facciamo prima. Da scrivere qui, poi lo votiamo. Contrari a queste, cosa volete scrivere su questa delibera? Contrari? Favorevoli? Io lo chiedo perché non c'è adesso. Allora, mi spiego. Io volevo un attimo capire il meccanismo. Sì.
Allora, il direttore mi stava spiegando che l'atto non può essere votato e quindi non ci si può neanche astenere, quello che al massimo si può ritirare un atto. Non ci si può astenere se l'atto non è completo. Qui manca un parere, quindi manca una parola per far diventare questa delibera votabile, perché la sezione, ve lo ricordo, è un voto. Quindi manca una parola che integri questa delibera, poi si può votare e ci si può astenere, approvare o essere contrari, ma la delibera in questo momento non è un atto, perché è una delibera di espressione di parere in cui manca il parere. Presidente, facciamo allora un attimo un capigruppo. No. Sì, per me va bene, possiamo fare un po' di ma la delibera è una fatto tecnico. Ma tutte le delibere sono arrivate così, ma come alla parola mancante, le prendi sono qua. Tutte le delibere sono arrivate così. Siamo d'accordo alla percezione che sto dicendo questo. Ma non scusate, non riesco a capire, c'è veramente troppo posso sentire una persona per gruppo, grazie, perché veramente se vi guardate sopra non è facile. Consigliere Giuliano, lei stava chiedendo una capigruppo. Dicevo la capigruppo perché persiste mai all'atto, non perché perché poi è ben potabile questo, dico, anche se dobbiamo sostenere per scrivere, per mettere in stato, non lo so. Allora io vi spiego qui anche a me, io ammetto, a me sembra un controsenso, perché se poi ci sarà l'astensione, voglio dire, è chiaro poi l'iter seguente, però queste sono le cose formali incredibili, l'atto in questo momento non può essere votato perché non è completo. Presidente, noi siamo favorevoli al capigruppo, quindi alla sospendere il consiglio per fare una capigruppo e tecnicamente diciamo scrivere, diciamo, formalmente completare l'atto. Tutto qua non è un aspetto politico. Grazie. Sì, consigliere Ciancio, scusate, devo ascoltare tutti. Non facciamo bizantinismi, perché tutte le delibere che sono appoggiate lì sono appoggiate quando dobbiamo esprimere un parere, sono sempre in bianco. Quindi non abbiamo mai fatto una capigruppo per decidere cosa scrivere, si esprimeva parere favorevole o contrario. Le prendo tutte perché io le conservo qua e le porto al tavolo, non ci siamo mai espressi o riuniti. La posso intanto contraddire, non ci siamo riuniti, è vero, ma molte volte sono arrivate delibere senza espressione di parere in consiglio e si fa la doppia votazione, è quello che ho sempre detto. Lei sta procedendo, vuole dire che dobbiamo procedere con doppia votazione, lui ha chiesto la capigruppo, il 5 Stelle è d'accordo con la capigruppo, sto chiedendo la modalità, poi il modo in cui, ma che non sono mai arrivate, insomma mi sembra proprio strano. Sono perché col parere? Senza parere. A volte c'è il parere, ma ne ho tante che sono senza la scritta del parere. Certo, quindi lei sta dicendo di procedere alla doppia votazione. Certamente, ma si figuri, va benissimo, sono d'accordo. Io quello che. Se siete d'accordo con la doppia votazione, facciamo la doppia votazione. Sì, sì, io solo per interrompere una capigruppo, la maggioranza ha già deciso che deve fare, quindi la procediamo con la cosa. Va bene, allora, intanto votiamo parere su questa delibera. Scusa, Presidente, lei ha chiesto, il consigliere Giuliano ha chiesto una capigruppo. Noi siamo d'accordo, qui facciamo un gruppo, è d'accordo con questo. Allora, io ripeto, il consigliere Giuliano, state facendo troppa confusione, per favore. Il consigliere Giuliano aveva chiesto la capigruppo, lei era d'accordo, gli altri non sono d'accordo. Il consigliere Giuliano adesso ha detto che anche per lui non serve la capigruppo. Io la ringrazio, Presidente, ma sono sempre io il capogruppo, quindi magari mi chiede al capogruppo o meglio. Va bene, io non ho così per dire. Non so che mi sta pensando Giuliano, però insomma può sempre chiedere al capogruppo, ma non serve sempre. Io ho detto che è stata una proposta di Giuliano, non del capogruppo, ma se lei non ascolta bene. Allora, diciamo, ascoltiamo pure quello che si dice. Quindi il consigliere Giuliano sta dicendo che ritira la sua idea di proposta, e ricordo che il consigliere Giuliano l'ha proposta come consigliere, non come capogruppo, e ha chiesto la parola dei capigruppo, che infatti poi avrei ascoltato anche lei, ma si figuri. Allora,
chiedo la sospensione di 5 minuti per capire un attimo. Va bene, concesso. Una sospensione in modo più benissimo, va bene, concessa. Ma sono interrotti per concedere 5 minuti? State continuando, io adesso non credo che sia il caso, non credete? Allora andiamo avanti con la doppia votazione, favorevole, parere, che parere vogliamo mettere? Favorevole, contrario, favorevole? Contrario. Astenuti. Astenuti. Bene. Il parere è favorevole. Votazione sull'atto. Favorevole. Ah sì, lo dico subito perché era facile. Tre erano favorevoli e il resto astenuti, quindi è chiaro che la maggioranza è favorevole. Quindi ho messo il parere favorevole. Votazione sulla delibera che tiene il parere favorevole. Favorevoli. Contrari. Astenuti? Identica. Bene. Non è approvato. Allora, passiamo al punto successivo. Ah sì. Io ho dato per scontato, erano tre voti favorevoli e tutto il resto 11 astenuti, non è approvata. Passiamo al successivo. La proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta protocollo RC 7894 del 2018 modifica articolo 4 bis del regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico OSP e di canone COSAP comprensivo delle norme attuative PGTU di cui alla deliberazione AC numero 39 del 23 luglio 2014 disposizioni in materia di isole ambientali. Chi interviene per illustrare? Per quelli entrati adesso siamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori. Sì, consigliera. Grazie Presidente. Allora, questa proposta di delibera arriva in commissione, viene discussa e viene espresso il parere favorevole. E il comma che si propone di inserire in questa delibera 39, che è quello che regolamenta le cose per l'OSP, è un'integrazione all'articolo 4 bis di un comma che verrà numerato come 4 bis e recita: per le attività di somministrazione di alimenti e bevande a qualunque titolo autorizzate che ricadono nell'ambito delle isole ambientali come definite dal nuovo PGPU di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina 21-2015 e ovunque realizzate nel territorio di Roma Capitale, il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico è subordinato all'adozione da parte dei municipi territorialmente competenti di appositi piani che individuino la massima occupabilità dell'area concedibile all'interno delle isole ambientali medesime, nonché eventuali specifiche prescrizioni. Quindi è opportuno prevedere una pianificazione, regolamentazione dell'occupabilità delle medesime isole,
ovunque realizzate nel territorio di Roma Capitale con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi presenti. L'attuazione della suddetta pianificazione deve avvenire attraverso l'adozione obbligatoria da parte dei municipi territorialmente competenti dei piani di massima occupabilità di cui all'articolo 4 bis, comma 4 del suddetto regolamento, per la determinazione della superficie massima concedibile ai fini dell'installazione su area pubblica degli arredi funzionali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'obbligo di subordinare il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico riferita alle attività sovradescritte a rispetto delle prescrizioni previste da appositi piani, adottati secondo le modalità indicate dal regolamento medesimo, che individuino la massima occupabilità dell'area concedibile all'interno dell'isola ambientale. Volevo puntualizzare un aspetto. La delibera 39 è del 2014. Il PGTU è del 16 aprile 2015. Quindi questa delibera non è stata in un certo modo aggiornata. Il nuovo PGTU sposta l'asticella più in alto inserendo le nuove regole vigenti in un quadro generale di interventi che devono fare il sistema, il tutto con un passaggio graduale da una logica prettamente di controllo e repressione a una che premia e incentiva i comportamenti virtuosi che guardano alla collettività, quindi il car e bike sharing, mobility management, trasporto pubblico, sosta tariffata, isole ambientali, open data e tecnologia per aiutare le scelte dei cittadini. L'obiettivo è quello di realizzare una città con un trasporto pubblico più efficiente e più competitivo rispetto all'autovettura, dove spostarsi a piedi e bicicletta, camminare sulle strade e nei quartieri sia conveniente e sicuro. Una mobilità multimodale a basso impatto, inclusiva e aperta all'innovazione tecnologica. Quello che emerge dalla 39 del 2014 è che effettivamente dall'entrata in vigore del nuovo PGTU non sono state inserite le isole ambientali, che sono definite appunto dal PGTU come zone urbane racchiuse all'interno di ciascuna maglia della viabilità principale. Sono dette isole in quanto interne alla maglia della viabilità principale ed ambientale, in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani. Le isole ambientali sono definite come zone urbane racchiuse all'interno di ciascuna maglia della viabilità principale e la rete viaria che la serve è perciò costituita da sole strade locali. Sono dette isole in quanto interne alla maglia della viabilità principale ed ambientale, in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani. La realizzazione di isole ambientali è finalizzata allo sviluppo e alla promozione della mobilità dolce per garantire più alti standard di vivibilità urbana e di sicurezza stradale, a garantire una maggiore qualità del contesto urbano, a ridurre gli impatti sull'ambiente e a ridurre il traffico veicolare privato a seguito del potenziamento del trasporto pubblico collettivo, ad incentivare gli spostamenti a piedi anche sistematici e incoraggiare la mobilità attiva anche per la sua valenza sociale e per il miglioramento della salute del cittadino, a tutelare e proteggere la mobilità degli utenti deboli, tra cui le donne, per le quali in ambito europeo sono state proposte alcune misure e provvedimenti che possono sicuramente essere adottati nell'organizzazione tecnico-funzionale delle isole ambientali. Grazie. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? No, votazione. Favorevoli? Contrari, astenuti. Viene approvata all'unanimità. Allora, devo poi comunicare che è stata data risposta all'interrogazione scritta numero 5 del gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale concernente potature e vini di Appia Nuova ed è stata inviata direttamente ai due interroganti che erano Cercone e Carrone. Bene, chiudiamo qui, non abbiamo altri punti, non ci sono verbali, quindi che ore sono? 11.03, 11.03.
5.